Benvenuti a tutti su Arte Cultura, la trasmissione di L'Editore che è nata da una, iniziativa della nostra rivista Arte Cultura Magazine, la rivista che si propone l'approfondimento dell'evoluzione delle idee e del pensiero nel settore artistico e culturale per contribuire a diffondere la conoscenza e la coscienza critica. In questo spazio che è dedicato ai libri, incontri d'autore, parliamo dei vari argomenti trattati con gli autori stessi. E quindi seguiteci, lasciateci i vostri commenti in diretta con gli autori dei libri oppure anche dopo e ai vostri commenti noi risponderemo. E se vi piacciono questi dibattiti, ricordatevi di lasciarci un bel like, in particolare sul canale YouTube di ILiTV Channel, in modo da sostenerci nella nostra iniziativa e da non perdere i prossimi argomenti trattati. Oggi parliamo di arte, discipline orientali e creatività. E ne parliamo con Emanuela Genesio, che è docente, curatrice di arte moderna e contemporanea, insegnante e praticante di discipline orientali e di arte contemporanea e autrice del libro Il respiro di mente e corpo. Ecco qua. Ecco Eccoci, buongiorno a Emanuela. tutti. Piacere e benvenuta. Tu sei autrice di questo bellissimo libro che io ho letto con interesse, ecco, lo facciamo vedere, Il respiro di mente e corpo, dove parli di arte, discipline orientali e creatività, ma di una connessione che esiste appunto tra l'arte contemporanea e le discipline orientali. Allora, cerchiamo di spiegarla perché non è facile da intendere, no? Non è facile da creare questa connessione. Ecco, parliamo, quali sono i ponti che collegano l'arte contemporanea con le discipline orientali? Ce ne sono tanti di queste connessioni. Sì, esatto. Intanto grazie, grazie all'editore che insomma promuove questi belli incontri e che permette di divulgare, ecco, anche saperi magari così non troppo, come dire, popolari come questo incontro tra yoga e discipline orientali, Qigong e arte contemporanea. Ho usato la parola popolare, in realtà non è forse così corretta perché come sappiamo, le discipline orientali sono in questo momento in Occidente assolutamente un campo di, come dire, di conoscenza e di curiosità da parte di moltissimi, no? Però forse questo legame tra le discipline orientali invece e l'arte contemporanea non è così battuto. Quindi effettivamente hai ragione, Angela, a sottolinearle un pochino la particolarità, no? La peculiarità. Allora, intanto è un libro che forse è già una sua caratteristica questa, che è interessante sottolineare, si presenta sia come un piccolo compendio teorico che come una possibilità di pratica in un certo senso. E questo incontro tra pratica e teoria o di teoria applicata è proprio una delle caratteristiche che lo identificano, no? Perché nel libro compaiono degli esercizi o comunque dei momenti di riflessione applicata. Anche attraverso fruibili, anche attraverso un QR code, e quindi praticabili letteralmente nel proprio spazio, a casa propria, eccetera. E questo fa sì che, appunto, ed era uno dei punti che mi interessava sollevare, che la mente fosse immediatamente immersa nel corpo. Il titolo, infatti, che Angela ha citato è già molto significativo, perché il respiro di mente-corpo, con questo sottotitolo già un po' più identificativo, no? Quindi arte, discipline orientali e creatività, fa capire come ci sia uno studio per antipodi, no? O per opposti in un certo senso, o almeno quello che la società nostra occidentale chiama degli opposti, ovvero la nostra capacità conoscitiva, intellettuale, mentale e la nostra capacità invece che ci proviene dal rapporto con il movimento, il corpo e i sensi. Quindi questo binomio resta attivo per tutto il tempo nel libro e resta un po' una delle relazioni da indagare. Angela, hai parlato di ponti e in questo caso effettivamente sono tanti, ma sono anche stati quello che per me
è diventato il vero e proprio luogo di ricerca dopo tanti anni. Permettimi di citare anche la scuola Holden di Torino, di Baricco, certamente molto conosciuta, presso la quale ho tenuto un workshop con lo stesso tema. Che mi ha permesso poi anche in un certo senso di organizzare proprio questo testo che è uscito appunto a settembre scorso, settembre-ottobre scorso. E questo per dirti che, come dire, anche proprio la natura del libro è una natura che nasce in forma applicata. Un po' per chi conosce meglio le arti contemporanee, com'era nell'idea del Bauhaus, se vogliamo, no? Di una scuola in cui la teoria andasse immediatamente a braccetto appunto con la pratica. Quindi questo primo punto, forse, questo primo tema legato al fatto che si immerga la teoria nella pratica, o anzi potrei anche dire che dalla pratica nasce quella conoscenza teorica, è tipico, a mio avviso, è ovviamente tutto molto arbitrario, ma sono le mie tesi, sia nell'uno che nell'altro campo. Forse è bene ancora sottolineare che cosa si intende per discipline orientali, ed è stato anche un po' uno dei primi temi complessi da affrontare e da sintetizzare. Quando due grammatiche così diverse si incontrano, è bene riuscire a identificarle queste grammatiche, no? Per applicare poi eventualmente la sintassi all'uno e all'altro campo e creare interdisciplinarità. Allora, per discipline orientali, nello specifico, in questo mio approccio, che ovviamente non si vuole esaustivo, che quindi lascia adito ad altre ricerche successive, ad altri approfondimenti, io ho inteso quelle pratiche che sono nate in tempi davvero antichi e qui indicati come Oriente, che è una dicitura non esatta in un certo senso, ma che possono identificarsi, poi torno alla parola Oriente, con delle pratiche proprio mente-corpo, nel senso che univano dei movimenti fisici al respiro, a un certo uso della mente nel corpo, a quella che viene chiamata la meditazione, di nuovo un campo enorme, no? Da indagare, e che si sono nate tra l'India, la Cina, in seguito anche il Giappone, anche non troppo in seguito, ma che dette così in realtà esistevano quasi in un certo senso, possiamo dire, anche nella nostra occidentalità, non magari l'occidentalità più prettamente cristiana, veniamo magari anche poi a un problema legato al rapporto tra filosofia, pensiero, religione, che spesso impaurisce anche chi si avvicina alle discipline orientali, no? Dicevo, anche nel nostro Occidente, guardando magari quei popoli che stavano in tempi antichi nella Mesopotamia, no? Quindi anche a tutta la bellissima cultura iraniana, dei sufi, eccetera, eccetera, in cui queste pratiche esistevano. E in un certo senso, anche in un certo ambito, ritorno cristiano a quelle pratiche forse più mistiche. Quindi, per discipline orientali, che è un nome che noi occidentali diamo qualcosa che pensiamo orientale, intendo questo: pratiche che portino a un equilibrio di mente e corpo. E quindi non per forza solo yoga, come lo interpretiamo noi oggi, anche perché lo yoga, visto in termini più stretti, più, diciamo, posso citare un nome di un classico, Patanjaliani, era più tutto un discorso di elevazione anche fisico-mentale, che non per forza rientra, ecco, in questo percorso del libro. Ecco, possiamo dire che è un po' qualcosa di immersivo, cioè il fatto che l'arte contemporanea cerca l'immersività e il contatto con le persone e la partecipazione anche dello spettatore, dell'osservatore, diciamo, sempre di più nell'opera d'arte, cioè tanto che l'opera d'arte viene creata sia dall'oggetto, dal dipinto, eccetera, ma anche o dall'installazione, no? Ma anche dallo spettatore, quindi diventa un po' un tutt'uno.
opportuno e probabilmente le discipline orientali favoriscono questo diventare un tutt'uno con l'opera d'arte. Non lo so, questo adesso l'ho detto così da. È fantastico perché in realtà, oltre ad aver anticipato il seguito appunto della precedente risposta, penso che sia un altro dei punti capitali e che hai sintetizzato in maniera molto corretta. Corretta nel senso sempre cosa si legge nel libro. Sì, l'arte contemporanea, che è proprio l'altro polo, è esattamente quello che hai inteso tu, cioè quella disciplina contemporanea. È un termine di nuovo un pochino ambiguo, ma si può partire dal Novecento in senso lato, okay? Quindi fino ad arrivare ai giorni nostri, per situarla storicamente, in cui, proprio come hai detto, il corpo, e non solo, diciamo, il corpo dell'artista, perché conosciamo eventualmente le tecniche della performance. No? Che sono nate appunto già a inizio Novecento, poi soprattutto negli anni delle seconde avanguardie, quindi degli anni 60 del Novecento, ma anche quello corpo dello spettatore. E quindi il concetto di esperienza nell'arte contemporanea è un concetto importante che non è esclusivo dell'arte contemporanea, questo bisogna anche sottolinearlo, perché se pensiamo per esempio ad alcuni progetti fatti da un Leonardo da Vinci, piuttosto che un'altra serie di autori del Rinascimento, ecco, nostro, italiano, ma non solo, è chiaro che anche lì possiamo vedere un tipo di arte intanto interdisciplinare, quindi che mette insieme più discipline e in cui lo spettatore, proprio come hai detto tu, Angela, vive una sorta di immersione in uno spazio. Quindi, in primis, e questa è la condivisione anche con le arti orientali, lo spazio inteso come ciò che ci sta attorno, come quella relazione viva che noi abbiamo sensorialmente con l'ambiente attorno, è un primo dato capitale ed è un dato che mette insieme i due campi. Per esempio, forse possiamo fare un esempio, Angela, anche per far capire un po' ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando, e magari che poi si vadano a sbirciare qualcuno, delle opere che citiamo, no? Penso a Yves Klein, un grande del Novecento francese, ma ovviamente europeo, no? In questo senso. Yves Klein parlava di impregnare, una parola che lui usa in francese, traducibile facilmente così in italiano, nella quale, con la quale, attraverso la quale lui diceva l'arte è una sorta di campo di intensità in cui se io artista o io spettatore, mi immergo, contribuisco a modificare, produrre, creare in un certo senso, ma fa sì che la sensibilità che è implicita nell'essere umano, quella nostra capacità di pensare con i sensi e di sentire con la mente, no? Di avere quella intuizione, che sarà un'altra parola che magari usiamo verso il nostro finale per parlare di creatività, attraverso la quale, dicevo, noi percepiamo l'insieme di cosa siamo. Siamo da una parte animali che percepiamo istintivamente, dall'altra esseri già più mammiferi che sentiamo attraverso le emozioni, ma poi anche esseri pensanti, no? Che sono capaci di elaborare quella serie di input e di dati, dicevo, l'ambiente e quindi questa capacità di portare a relazione il corpo con la realtà è uno dei grandi doni che ci dà l'arte contemporanea immersiva, è uno dei grandi doni che possiamo percepire nel momento in cui pratichiamo dal Qigong, o Qigong si sente nei due modi, a un certo tipo di yoga che non è esclusivamente movimento e basta, perché purtroppo anche a questo siamo di fronte, no? Ai nostri giorni. Magari mi fermo un attimo perché se parlo No, sempre. quello che volevo sapere, probabilmente anche le discipline orientali ci aiutano anche a vivere, aiutano a vivere il momento, cioè aiutano a vivere il momento in maniera diversa. E quindi anche il momento nell'osservazione di,
dell'arte è importantissimo perché è proprio l'immersione in quell'attimo, quindi e questo si acquista anche con una forma mentis che ti aiuta a entrare e ad apprezzare, diciamo, apprezzare da tutti i punti di vista, sia sensoriali che visivi, che razionali anche, il momento che si sta vivendo, Vero, vero, il famoso qui e ora, no? Che appunto è un termine molto Carpe sentito. diem. Esatto, Carpe Diem, brava, che hai citato il latino per dire che non è solo una questione di discipline orientali, no? Effettivamente. Ma nello stesso tempo, se pensiamo anche, scusa l'inciso, ma al nostro Eraclito, no? Un presocratico che ci racconta moltissimo di questo. Di questa necessità, ecco uno dei ponti dell'arte contemporanea a discipline orientali, di vivere l'effimero, no? Tu l'hai chiamato momento presente, in realtà è un altro dei temi che muove l'arte contemporanea, perché l'arte contemporanea, se ci pensiamo, è molto più di un tempo, fatta anche di materiali effimeri che durano nel tempo, che noi possiamo vivere, come dicevi tu, Angela, magari nel momento esatto, perché si tratta di una cascata, pensiamo a un'opera di Olafur Eliasson, ad esempio, anche citato nel testo, che intanto ha una durata specifica nel tempo, quindi è processuale, cioè ha carattere di evento, dopodiché potrebbe non essere mai più fatta quell'opera lì o mai più vista nello stesso modo, ma anche proprio vissuta nella sua ricchezza che regala, proprio come dicevi, sensorialmente, quando ci sono dentro, sopra, davanti, in mezzo, no? Ripenso a quella cascata, agli spruzzi sul corpo, all'effetto, no? Che può fare anche immediatamente nelle sensazioni dell'elaborazione mentale. Ecco, da questo punto di vista, questo. Purtroppo si è un attimo bloccato il tuo internet, il wifi non funziona tanto bene. Manuela, purtroppo sei rimasta bloccata, qui La connessione è abbiamo... bloccata, ecco, ci siamo di nuovo, Ecco, forse. abbiamo ripreso, meno Bravo. male. Ci Stiamo siamo. vivendo il momento anche noi. Sì, vabbè, ma queste sono i, come Attimo dire, urgente, i sì. difetti della diretta. Ok, dicevo semplicemente per concludere questo pensiero, no? Che uso quella tua affermazione che tu hai detto, il concetto di forma mentis, perché è vero che il saper vivere il momento è una sorta di allenamento e in questo ci vuole molta umiltà perché sia nell'arte contemporanea che nelle discipline orientali serve tanta esperienza, se torniamo a quella parola, quindi tanta anche forza di disciplina, se vogliamo, per da una parte capirne i meccanismi, sto pensando all'arte contemporanea, no? Perché spesso ci dimentichiamo che è difficile quanto una scienza matematica a volte, quindi per conoscerla occorre una specie di, come dire, ma non una specie, una conoscenza pregressa, no? E nell'arte invece delle discipline orientali occorre anche proprio la capacità di modellare i circuiti neuronali. C'è una parte del libro in cui si parla anche di questo, di come un certo tipo di meditazione, se non tutta, se fatta bene, possa permetterci di andare proprio a percepire, come dire, dei cambiamenti nel rendersi conto di automatismi che smettiamo di fare, spesso è così, perché spesso facciamo un sacco di cose senza, non solo diciamo senza pensarci, ma in maniera meccanica, mentre uno dei grandi doni del saper contemplare poeticamente, che è un po' questo anche uno dei centri del mio testo, e di viverlo con il corpo, come fanno le discipline orientali, è questo dono, cioè essere nelle cose che si fanno, ecco, che sembra poco, ma è tantissimo ed è forse uno Sì, appunto dei possiamo dire grandi che appunto le temi. discipline orientali aiutano ad aumentare la concentrazione, perché in effetti in un mondo come quello attuale siamo facilmente deconcentrati e facilmente colpiti da tantissime informazioni, eccetera. Quindi è difficile riuscire a concentrarsi e anche per apprezzare l'arte contemporanea bisogna concentrarsi, cioè bisogna concentrarsi e soprattutto appunto riuscire a intuirla anche attraverso dei sensori. Adesso dico sensori, ma Sì. delle diciamo parti di noi stessi che magari non,
nella vita quotidiana noi non utilizziamo perché dobbiamo andare veloce, dobbiamo correre, dobbiamo chiudere la giornata, insomma abbiamo tanti pensieri nella testa, per cui l'idea di soffermarci e di stare un attimo su concentrati, che poi è il bello della vita, insomma, riuscire a apprezzare anche l'esistenza così è molto importante perché ti fa vedere tanti lati, gli aspetti più belli, ecco, magari riesci a cogliere di più anche nella calma e nella tranquillità. Certo. Se posso permettermi, sì. Angela, visto prendo la tua sollecitazione al volo, perché in uno dei punti del testo un esperto del tema mente-corpo che si chiama Tolia dice proprio una cosa interessante rispetto a quello che stavi suggerendoci tu. Una sorta di paradosso, no? Lui dice il paradosso in cui cade chi rinuncia a intervallare un'azione con una pausa, quindi il valore della pausa, no? In un certo senso, che potrebbe anche essere letta come l'ascolto, la capacità dell'ascolto profondo, è quello di illudersi che facendo più cose dalla vita si possa ottenere molto di più. In realtà è esattamente l'opposto, perché è questo bello. Il tempo soggettivo di una persona è dato dal suo rilassamento e dalla percezione che riesce ad avere con gli organi e le strutture profonde di ciò che siamo. Cioè, se io faccio tanto, ma in realtà mi passa tutto così, non assimilo niente. No? E quindi la capacità di lasciar sedimentare in un certo senso è quella che poi ci permette, così magari ci colleghiamo anche a questo punto importante, di far scoccare la scintilla, il famoso insight, che è un punto di contatto tra l'arte e i creativi, no? Insight vuol semplicemente dire intuizione, la lampadina che si accende, e l'intuizione, che è uno dei concetti importanti di molte scritture antiche orientali, è un punto di ritrovo, anche è un punto di approfondimento per il testo, perché fondamentalmente il tema della creatività, che spesso è anche molto, anzi in maniera stereotipata, visto come qualcosa che parte da un genio sregolato, no? È assolutamente, come dire, un po' il cliché anche dell'artista del Novecento, è facilmente smentibile, nel senso che un lavoro progettuale ben fatto, intendo, coerentemente svolto nel tempo, con disciplina, con fuoco, quello che è tapas in sanscrito, la capacità di mantenere viva la nostra disciplina, ebbene, questa capacità è quella che poi, quando io cedo alle pause, quando io sono, il termine banale è rilassato, quando posso ascoltare poeticamente quello che è attorno, ebbene lì in quel momento nasce la scintilla. E questa scintilla è quella che permette, se siamo dei creativi, di andare a mettere insieme dei tempi diversi antichi in un'unica sintesi. L'intuizione è poi questo, è la grande capacità di sintesi. E dall'altra è quella che ci permette nelle discipline, con le discipline orientali, di affrontare con una sorta di leggerezza, capacità di accettare quel che c'è, che poi può leggersi anche saggezza, no? Il nostro presente, il nostro mondo ordinario, diciamo. Però tu hai detto se siamo creativi, ma se non siamo creativi possiamo anche diventarlo creativi, riuscire a entrare in questo mood di riuscire a immergersi, a cogliere l'attimo, a osservare, a farsi anche attraversare un po' dalle sensazioni, ma nello stesso tempo a metterci razionalità, no? Quindi un po' tutto. E questo è quello che bisogna probabilmente imparare anche per riuscire a godersi la vita. Vero, vero, vero. Tutto molto, molto puntuale quello che dici. Allora, ovviamente io lavoro anche in una scuola di creativi, un'università dove si producono talenti creativi, e quindi la risposta è certo che sì, da un punto di vista professionale. Nello stesso tempo, forse mi viene in mente questo anche da dirci in questo momento, è vero che si può coltivare una capacità di meravigliarsi, quello che nelle discipline orientali è chiamato il nostro
La mente da principiante, cioè una mente che di fronte alle cose non dice oh, sono di nuovo qua, la stessa cosa, guarda, è di nuovo quella, ma proprio come ci diceva Eraclito, in realtà l'acqua non è mai la stessa, il momento è sempre diverso, no? E quindi da questo punto di vista, questa capacità di meravigliarsi, c'è una frase bellissima di Jean Dubuffet, che in A ruota libera dice qualcosa del genere, cito più o meno a memoria, l'arte è quella serie di mezzi, quella cosa che ci permette di illuminare di nuovo, di qualcosa di nuovo, un dato della realtà, che io trovo bellissima, no? Ed è proprio questo, cioè questa capacità di coltivare la meraviglia, quello che era lo sguardo di Leonardo da Vinci sulle macchie del muro, no? Questi momenti di spessore e profondità che producono, no? Delle immaginazioni, delle fantasticherie, dei nuvoli, come diceva lui, o qualsiasi immagine della realtà, possono essere coltivati. E anche nel libro c'è un esercizio che va in questa direzione, che si chiama proprio La Meraviglia, in cui si suggeriscono dei metodi per mantenere viva questa nostra capacità. Tra l'altro, e forse chiudo questa piccola parte, il libro è anche ricco di disegni, di illustrazioni, che sono, adesso io mostro qualcosa in piccolo, ma che sono in realtà mie piccole opere che hanno anche una doppia, come dire, una doppia anima forse, no? Da una parte spezzare il testo, che è comunque denso, è un saggio alla fine, quindi può risultare importante, no? Il momento, l'attenzione da dedicarci, e quindi questi disegni possono spezzare un po' questa, come dirvi, questa necessità di concentrazione, no? Di dharana in sanscrito, e dall'altra aiutano, spero, ad aprire un pochino anche la nostra mente in quel senso di meraviglia, no? Di capacità di guardare anche all'astrazione, alle cose che si manifestano più piccole, alla polvere nell'aria, no? Tutta una serie di questioni che ci aiutano appunto a leggere la realtà in maniera poetica. Quindi possiamo dire che, insomma, ritornare un po' a essere bambini, ecco, nell'atteggiamento, nello stupirsi, nel meravigliarsi, nel non dare nulla per scontato, no? Perché poi alla fine sì, cercare di comprendere un po' tutto, ecco, di guardare sì, con occhi nuovi sempre le cose che si hanno davanti, no? Lo diceva, e di essere rilassati anche fisicamente, brava, assolutamente rilassati, perché se uno è tirato fa veramente fatica a cogliere. E in questo il movimento serve molto, sfogare anche il corpo. È fondamentale, quindi lo yoga e le discipline orientali aiutano proprio, hanno anche una funzione fisica, cioè aiutano il corpo a rilassarsi. Quindi una volta che il corpo è rilassato è anche più facile riuscire a cogliere tante sensazioni, no? Un corpo rigido non le coglie, fa fatica, diventa estremamente proprio rigido, quindi è giustissimo quello che stai dicendo, no? Assolutamente. Invece quando si è rilassati, si riesce a vivere una vita più piena, ecco, diciamo così. Vero. Bene, senti, noi siamo arrivati al termine della nostra puntata, intanto facciamo rivedere il libro, e quindi eccolo qua. Il libro Il respiro di mente e corpo di Emanuela Genesio, arte, discipline orientali e creatività, appunto, che è un libro che invitiamo assolutamente a leggere. Io vi ringrazio tutti di averci seguito, naturalmente vi invito a metterci un bel like sul canale YouTube, soprattutto di Lili TV Channel, ovviamente anche su Facebook, insomma sulle varie piattaforme, a seguirci sul sito www.ilieditore.com, però il like su Ili TV Channel, con la quale cerchiamo proprio di divulgare i nostri dibattiti e di costruire proprio nel senso di aumentare la diffusione delle idee, dei pensieri, anche attraverso la lettura dei libri. E io ringrazio molto Emanuela Genesio, docente e curatrice di arte moderna e contemporanea, insegnante e praticante di discipline orientali e di arte contemporanea, è autrice appunto del libro Il respiro di mente e corpo, e
vi invito, vi saluto a tutti, vi ringrazio di averci seguito fin qui e vi invito ovviamente a seguire i nostri prossimi video. Grazie a tutti. Arrivederci a tutti.